Il mio intervento è più che altro un intervento da cronista, da curioso, come dovrebbe essere il mestiere del giornalista. È un invito anche rivolto a voi a avviare una sorta di riflessione sul mondo della comunicazione. In questo, come si chiama nel gergo, cyberspace, questo cyberspazio nel quale le persone possono muoversi, incontrarsi, comunicare senza mai vedersi concretamente e personalmente. Un problema e una sfida anche per la Chiesa che per definizione è incontro con l'altro, con la A maiuscola, e con gli altri, uomini e donne, con i quali condividiamo il tempo che ci è concesso. La fede è incontro con una presenza reale, non virtuale. Ma non da meno i nuovi media possono essere di aiuto a chi si mette in ricerca. Proverò a raccontare questa pagina. Camminare nelle nostre città oggi è un esercizio interessante in questi tempi così incerti e spesso confusi. È un camminare in mondi diversi che coabitano spesso anche con non indifferenti difficoltà. Nel mio quartiere a Roma, a 2 passi da dove abito, c'è la piazza del mercato che è regno incontrastato dei venditori romani e della provincia. Ma poco distante ci sono 2 negozi, l'uno di fronte all'altro, un supermercato che vende prodotti kosher e un negozio di specialità halal. Quindi due mondi che in Medio Oriente, come dire, non è che convivino pacificamente, che invece a Roma riescono anche a trovare un modo per dialogare tra loro. E poi sempre lì intorno c'è un fioraio del Bangladesh, c'è un negozio di specialità indiane, per non parlare poi dei ristoranti cinesi. Chi viene a Roma viene quasi invaso dalla presenza di questi ristoranti cinesi che oggi stanno anche adottando una sorta di pluralismo culinario, no? Non soltanto piatti cinesi, ma anche thailandesi, giapponesi, tanto per diversificare il prodotto. Dunque, il pluralismo non è un fenomeno sociale transitorio, ma è un fatto radicato profondamente anche a causa dei flussi migratori che stanno modificando il volto del nostro paese in senso sempre più multiculturale e multireligioso. È una realtà che da un lato mette in discussione il modo di vedere lo sviluppo delle nostre città e delle nostre comunità, e dall'altro chiede nuovi modelli di convivenza capaci di armonizzare le diversità in un'accoglienza che non sia esclusione o emarginazione. Ed in questa attenzione un ragionamento va fatto sulla scelta di dare vita a quartieri per solo stranieri, una sorta di diverso apartheid che ha manifestato tutto il suo fallimento nelle banlieue parigine o nei quartieri come Molenbeek in Belgio. Interessante in proposito è un documento dei vescovi francesi, Chiesa in periferia, nel quale sono evidenziate da una parte le attese nei confronti della Chiesa e dall'altra, chiedo scusa, ho perso il, e dall'altra, eccolo qui, l'attenzione prioritaria che queste persone hanno verso la Chiesa. E quindi in un'indagine che è stata fatta, queste persone intervistate hanno detto che l'invito di Francesco di andare verso le periferie deve essere letto in modo particolare, verso le persone escluse dalla società, e dunque i senza fissa dimora, le persone anziane o quelle che vivono sole. E questo è per tutti, cattolici e non cattolici, proprio perché questo pluralismo culturale e religioso interroga tutti. Non mi nascondo che mi sono addentrato in un terreno molto difficile, quasi campominato ideologico, dove il razzismo, spesso in agguato dietro ogni parola, gesto, immagine, è di questi giorni la polemica sul Burkini, come se la laicità dello Stato fosse
direttamente proporzionale alla quantità di nudo femminile che possiamo vedere nelle spiagge. Questo è un tema che ci deve in qualche modo far riflettere. È inutile negarlo. La violenza di alcuni gruppi che nulla hanno a che vedere con le persone che cercano di costruire un futuro diverso, migliore per le loro famiglie, ci porta a leggere in modo diverso questa realtà. E nulla queste persone che hanno volontà di costruire un qualcosa di nuovo e di diverso per loro e per i loro figli, nulla hanno a che fare con la violenza, e nulla la violenza ha a che fare con la religione, come proprio recentemente ci ha ricordato Papa Francesco. Come vi dicevo, sono un cronista, quindi amo usare immagini, amo usare luoghi in cui poter tentare di fare una riflessione, per cui inizio subito con quella che potremmo definire l'icona del tempo che viviamo, multiculturale e multireligioso. La prendo in prestito da De Mullo, un professore di antropologia filosofica dell'Università Erasmus di Rotterdam, che in un'intervista al mensile Confronti racconta, per spiegare il multiculturalismo, di una ragazza incrociata nella metropolitana. Lui la definisce una sorta di fenomeno ibrido. Perché questo? Perché era musulmana, portava il velo, ma nello stesso tempo usava i pattini, aveva una t-shirt con la smile, con la faccina sorridente, e un telefonino, un cellulare in mano. Stava parlando, probabilmente con un'amica, in uno strano misto di arabo e olandese, con un forte accento di Rotterdam. Chi è abituato a girare per le grandi città vede volti di ragazzi cinesi o indiani che assumono un dialetto del posto. Io lo posso, come dire, verificare, lo verifico tutti i giorni, perché nel mio quartiere, che è un quartiere, come vi ho appena detto, davvero multiculturale, ci sono ragazzi cinesi che parlano un dialetto romano. L'unica difficoltà per loro è quella di usare la R doppia, come noi romani nel nostro dialetto. È il mondo che cambia, e che spesso non siamo capaci di cogliere le novità di questo cambiamento, anzi leggiamo la realtà come se avessimo delle lenti da miope, un problema comune anche al mondo della comunicazione. Benedetto XVI, nel tradizionale omaggio all'Immacolata, era l'8 dicembre del 2009, affermava: «Ogni giorno, attraverso i giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, abituandoci alle cose più orribili, facendoci diventare insensibili e, in qualche maniera, intossicandoci, perché il negativo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula. Nella città, aggiungeva, nella città vivono persone, o sopravvivono persone invisibili, che ogni tanto balzano in prima pagina o sui teleschermi e vengono sfruttate fino all'ultimo, finché la notizia e l'immagine attirano l'attenzione. È un meccanismo perverso al quale purtroppo si stenta a resistere. La città prima nasconde e poi espone al pubblico, senza pietà o con una falsa pietà. I mass media tendono a farci sentire sempre spettatori, come se il male riguardasse solamente gli altri e certe cose a noi non potessero mai accadere. Invece, diceva ancora Papa Ratzinger, siamo tutti attori, e nel male come nel bene il nostro comportamento ha un influsso sugli altri. Ecco, passeranno poco più di 3 anni prima che Papa Ratzinger annuncia al mondo la sua rinuncia l'11 febbraio del 2013, tanto per dire che qualche piccolo segreto cerchiamo di tirarlo fuori. Ecco, in quel 2009 non aveva ancora ipotizzato un simile passo. Anzi, secondo quanto mi è stato confidato da una persona a lui molto vicina, avrebbe iniziato a pensarci nel marzo del 2012, dopo il viaggio a Cuba e in Messico, a conclusione dell'inchiesta su Batilix e quelle carte prelevate dal suo studio privato,
E le parole che pronunciava in Piazza di Spagna, così proprio in quell'anno, e quelle parole che pronunciava in Piazza di Spagna sono anche un pesante atto di accusa al mondo dei media e al mondo e al modo con cui vengono costruite e divulgate almeno alcune notizie. In questo meccanismo, quasi una sorta di tritacarne, finiscono colpevoli e spesso anche innocenti. E se questo vale per la cosiddetta cronaca nera, brutta l'abitudine di etichettare per nazionalità i colpevoli di un reato, mentre nel giornalismo anglosassone la persona, anche se colta, mentre compie un reato, viene sempre chiamato il signor tal dei tali, fino a quando non viene condannato definitivamente dalla giustizia. Dicevo, e se questo vale per la cronaca nera, non è meno valido per questioni relative all'appartenenza culturale e religiosa. La nostra, scriveva Papa Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Il rapido sviluppo del 24 gennaio 2005, è un'epoca di comunicazione globale dove tanti momenti dell'esistenza umana si snodano attraverso processi mediatici o perlomeno con essi devono confrontarsi. È il tempo del 2.0, della connessione superveloce, del cellulare che, tra le tante altre cose, permette anche di telefonare. Ho iniziato questo mestiere, continuo a chiamarlo, mi perdonerete questo piccolo peccato di presunzione, continuo a chiamarlo mestiere perché mi aiuta un paragone con l'artigiano che plasma la materia e da un qualche cosa di informe tira fuori un prodotto, un'opera. Dicevo, ho iniziato questo mestiere quando si lavorava il piombo, c'erano le linotype, le telescriventi e per telefonare si usavano i gettoni. Il tempo della riflessione era dato dalla lentezza dei processi e per leggere gli accadimenti si doveva attendere il giornale del mattino o del pomeriggio e ascoltare la radio e la televisione. Ma per queste ultime non era ancora il tempo delle all news. Oggi le notizie corrono più veloce dei fatti, si intrecciano nei social network, cinguettano nei tweet e non sempre è dato sapere se ciò che leggiamo corrisponde alla verità o è frutto di una interpretazione personale o peggio ancora di una manipolazione. Chi non si è divertito a leggere commenti e serie affermazioni sulla normativa europea che stabilisce la curvatura massima dei citrioli. È vero, esiste ordinanza numero 1677 del 1988. Oppure il diametro di fragole, la lunghezza delle banane, senza sapere se quanto leggevamo apparteneva alla sfera della verità o alla fantasia di qualche buon tempone. Le prime notizie delle atrocità compiute nel conflitto in Siria sono arrivate in Occidente attraverso i nuovi media. E anche noi, che seguiamo nei viaggi internazionali Papa Francesco, spesso siamo informati da un tweet, magari con foto allegata, di un incontro avvenuto prima che la sala stampa attraverso il suo portavoce ne dia notizia. La domanda a questo punto è una. I media sono in grado di cogliere il pluralismo culturale e religioso presente nella società? Sono capaci di confrontarsi con le novità di un tempo in cui i segni sono troppi e spesso anche troppo confusi? Il primo elemento da tenere presente è che tutto ciò che facciamo è comunicazione, anche il pianto di un neonato è comunicazione. C'è bisogno però di un codice interpretativo che è in possesso della madre in modo particolare. E la comunicazione appunto è tanto più affidabile quanto più è credibile, cioè quanto più è in grado di essere intercettata da quei codici interpretativi che la rendono appunto comprensibile. La comunicazione dunque deve essere chiara, semplice, capace di arrivare anche alle persone che hanno poca preparazione culturale. Due i presupposti allora: la chiarezza nello scrivere e la volontà di intercettare quei codici interpretativi che rendono comprensibile e affidabile l'informazione.
Una comunicazione, insomma, che non escluda nessuno e anzi renda tutti partecipi, come se fossimo abitanti di quel villaggio globale ipotizzato da Marshall McLuhan nei suoi studi sui media. La comunicazione non solo deve essere credibile e affidabile, allora, ma soprattutto non deve essere esclusiva, perché la gente è stanca di parole senza peso, incapace di essere messaggio, solo slogan per non dire nulla di concreto. La crisi della politica è anche figlia di questo. Semplice idea, concetto, astratta teoria non incarnata nella realtà, non è comunicazione. Le nostre società non sono del tutto omogenee, anzi nascono proprio dall'unificazione di gruppi e popolazioni spesso molto diverse tra loro, sia per quanto riguarda l'etnia, sia per la lingua e la religione, come abbiamo appena accennato. Differenze che sono state acuite dai processi di industrializzazione, dalla divisione del lavoro e dalla crescente secolarizzazione, di qui una difformità rispetto a valori e norme sociali. Un pluralismo culturale che, appunto, il mondo dei media fa fatica a intercettare. Anzi, ci sono due modelli ricorrenti per delineare l'influenza dei media nelle società e nella cultura. Il primo considera i cambiamenti come conseguenza dell'uso del mezzo e il relativo contenuto del messaggio che viene trasmesso. I media, dunque, come semplici strumenti di comunicazione. A questo approccio, che viene definito strumentale, che considera i media neutri, se non addirittura ininfluenti rispetto al cambiamento sociale e antropologico, si contrappone la teoria del medium, che presuppone una potenziale influenza dei media anche a prescindere dai contenuti che trasmettono. Chi è che non l'ha detto? Almeno una volta l'ha detto la televisione, senza sapere se quel contenuto era corretto o non corretto. Senza prescindere dai contenuti che trasmettono, e si concentrano non tanto sul contenuto del messaggio inviato quanto sulle caratteristiche intrinseche dei media, i quali, con la loro capacità pervasiva, sono destinati a creare un nuovo ambiente culturale. Pionieri e teorici di questa teoria sono gli studiosi della scuola di Toronto, appunto McLuhan e altri. Con la sua affermazione, famosissima affermazione, il medium e il messaggio, McLuhan voleva mettere l'accento sul fatto che il vero messaggio di un medium è nel mutamento che produce, indipendentemente dal suo contenuto. Come dire che i media stessi e non il contenuto da essi veicolato sono alla base delle trasformazioni sociali e culturali. Una riprova la troviamo in un libro del 1969. Che ha fatto storia nel mondo della comunicazione. Il titolo, Come si vende un presidente. È un libro americano, non vi preoccupate. Il volume ripercorre le vicende che hanno portato all'elezione del presidente americano Richard Nixon, il primo presidente televisivo, eletto grazie alla incontrastata vittoria della dittatura audiovisiva del presente e del futuro, come si legge nel libro di McGuinness. Il primo assoluto trionfo del TV Power. Nixon non amava la TV, ma si arrese, delegò la sua campagna elettorale a un gruppo di giovani esperti nell'uso del mezzo televisivo, il cui capo, Frank Shakespeare, ex dirigente della rete televisiva CBS, ha affermato: senza la televisione Nixon non avrebbe una sola probabilità di successo. Con la televisione non può perdere. E il suo braccio destro, Harry Treveran, chiosava, la maggior parte della gente vota per motivi irrazionali, emotivi. I problemi politici oggi sono troppo complessi e difficili da capire. La necessità di avere un'opinione intimidisce o annoia gli elettori. Occorre evitare di presentare e discutere problemi e programmi. Basta riuscire a fare del candidato una star televisiva. Quanta attualità in queste parole. C'è un altro libro molto interessante che scava in profondità e analizza la capacità persuasiva dei media in quanto tali. È di un giornalista e sociologo americano, Packard, che arriva a intitolare il suo lavoro I persuasori occulti. Questi persuasori, cioè esperti nell'arte di vendere un prodotto, qualunque esso sia,
anche un prodotto culturale, giunsero alla conclusione che la vendita di milioni di dollari di beni dipendeva in gran parte dalla capacità di manipolare, attenzione, manipolare adeguatamente il nostro senso di colpa e di solitudine, le nostre paure, ansietà, ostilità, la nostra segreta tensione. La chiave di volta allora non è tanto nel convincere ad acquistare un prodotto, un'idea politica anche, quanto di dare il permesso morale e goderne senza colpa. Sono andato forse un po' fuori tema, però parlare di pluralismo culturale nei media vuol dire anche tenere conto di tutte queste cose, in modo particolare quando tocchiamo il tema dei nuovi media. È proprio da questo nuovo mondo che viene un ulteriore rischio al discorso dell'inclusione culturale. Un tempo, come ricordava il professor Padula, il mondo dei media viveva una sorta di ménage à trois. La fonte, e dunque la notizia, il recettore, ovvero il pubblico, e in mezzo il giornalista. Mediatore tra queste due realtà. Se pensate che sia una definizione moderna, vi sbagliate, Esodo, vi dico, Esodo 4, troviamo il dialogo tra Mosè e il Signore prima dell'incontro con il Faraone. Alla richiesta di parlare al suo popolo, Mosè risponde di essere impacciato di lingua e di bocca, anzi di bocca e di lingua, per essere corretti nella citazione. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il Levita? Io so che lui sa parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro, ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai sulla bocca le parole da dire. Io sarò con te e con lui mentre parlate. E vi suggerirò cosa fare». Come dire, Aronne è una sorta di primo giornalista. Ha una fonte, e che fonte se mi permettete, ha un pubblico e si pone in mezzo tra queste due realtà. Importante essere in mezzo, perché se si tende verso la fonte si privilegia, come dire, la velina del palazzo e non si ha attenzione per il recettore, ci si allontana dal pubblico. Invece guardare verso l'opinione pubblica, allontanandosi dalla fonte, si corre il rischio di privilegiare ciò che la gente vuole ascoltare e non quanto di vero questa fonte desidera comunicare. Con la cultura digitale, ecco la cultura digitale che per la prima volta questo triangolo fonte notizia, recettore pubblico, giornalista e mediatore, vacilla fino a sgretolarsi e a perdere per strada certezze e paradigmi che sembravano immortali. Ogni categoria tradizionalmente intesa, è sempre il professor Padula, sembra scomparire e ibridarsi nel caos digitale. Si aprono nuovi territori dell'esistenza, abitati da nuovi conglomerati sociali. Da un lato i nativi, cioè coloro che nascono e crescono in questa cultura digitale, e dall'altro i migranti, io sono migrante, coloro che sono costretti a imparare questa nuova lingua, a innescare processi di adattamento e di integrazione. E di questo mondo, già di per sé complesso, compaiono appunto i nuovi media, ancora più invadenti, ancora più necessari, non solo Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram. Le fasi di un processo che portava alla elaborazione della notizia attraverso l'acquisizione delle informazioni e la verità delle stesse, così sono saltate a vantaggio di una corsa ad essere primi, a bruciare tutti gli altri. Nuovi media, nuovi strumenti come smartphone e tablet, attraverso i quali ci sentiamo connessi e sempre sulla notizia. Tutto questo ha un carattere di eccesso che per la sociologa Chiara Giaccardi combina la velocità con la quantità di stimoli disponibili e produce quella che è stata definita la società eccitata, in un recupero ipertrofico della sensazione e dell'emozione a scapito della ragione.
In questo correre, spesso senza senso, viene meno l'approfondimento culturale, la volontà di ricercare per capire, e spesso viene meno anche la lingua italiana, che si trova infarcita di neologismi e parole straniere, e non riconosce più le regole della grammatica e pensa che il congiuntivo sia una malattia oftalmica. Il numero di nuovi attori digitali e di sperimentazione è così alto, così vario, da essere difficile da seguire, e lo sviluppo tecnologico non mostra segni di rallentamento, scrive Giorgio Zanchini. Ogni elogio della lentezza di moda anni fa sembra perciò un tradizionalismo e un anacronismo, commenta Berardinelli sul Foglio lo scorso 13 luglio. E non abbiamo parlato di libri. Pensate, si calcola che ogni giorno nel mondo vengono stampati oltre 1000 libri. Il vero problema, ancora una volta, è proprio la comunicazione. Lo sarà sempre più andando avanti nel tempo. Chi produce, chi comunica, chi controlla le informazioni? E ancora, a vantaggio di chi andrà tutto questo? I paesi che non avranno le tecnologie sufficienti, per povertà o per ritardi, saranno ancora più penalizzati di oggi, penso al terzo mondo. In Argentina, curioso questo aspetto, 11 raccoglitori di rifiuti della capitale hanno dato vita ad un sito, si chiama liquidacion.org, in cui mettono in vendita i loro sogni. Ma paradossalmente, loro, gli esclusi, non potranno accedere al loro sito in rete e forse non troveranno nemmeno acquirenti per i loro sogni. Un secondo tema concreto sotteso a questo bombardamento mediatico è la libertà di stampa. I nuovi mezzi, le nuove possibilità alzano i costi del comunicare, dunque l'informazione sarà sempre più nelle mani di pochi, sicuramente nel nord ricco del mondo. La libertà di stampa oggi più che mai si coniuga con la parola democrazia, perché essa costituisce uno degli elementi fondamentali di una società democratica, e lo abbiamo visto anche proprio in questi giorni. Conoscere, essere informati seriamente e liberamente, consente di costruire un dialogo con i lettori, i fruitori della comunicazione, aiutarli a capire e a leggere quanto accade nel paese e quanto chi è al potere realizza veramente per il bene comune. E questo, va da sé, è il miglior antidoto contro il fanatismo e la mancanza di democrazia in ogni paese dove poteri forti che cercano di condizionare anche il mondo della comunicazione. Ma tutto questo eccesso di notizie, fatti, video, a volte non verificati e spesso non verificabili, è davvero comunicazione? Siamo davvero capaci di districarci in questa giungla mass mediale? E cosa rimane allora di quel tentativo di far scorrere sulle pagine dei giornali, nelle radio, nelle TV, un pluralismo culturale capace di costruire davvero un processo di integrazione che non sia un prevaricare l'altro, ma un camminare assieme in una diversità che è ricchezza? Ha ragione il cardinale arcivescovo di Vienna, Christoph Schönborn, quando dice che l'epoca delle grandi ideologie è terminata. Sono tramontati il nazionalsocialismo e il comunismo, ma rimangono le ferite nella memoria e nel ricordo di popoli e paesi. Poi ci sono le nuove ferite. La nuova ideologia non è più quella delle utopie politiche, bensì l'ideologia di un pensiero che potremmo definire benessere, un'ideologia fortemente orientata verso l'individuo e l'individualismo. Le ferite prodotte da questa ideologia, o meglio, dall'assenza di ideologia, segnano in modo diverso la persona. Non abbiamo più tempo per l'altro, per il nostro fratello, relazioni che si sgretolano e, pensando al dramma che si è vissuto con la guerra nei Balcani, l'arcivescovo aggiungeva: uomini e donne di lingua e di culture diverse hanno vissuto insieme per lunghi anni e poi si sono trovati gli uni contro gli altri, proprio a causa dei nazionalismi. Il rischio allora è quello di una sorta di pensiero unico, il cui valore da veicolare è un altro. E i mass media spesso fanno il gioco che viene loro richiesto in questa partita: demonizzare, esaltare stereotipi, escludere.
In questo trovano la complicità di un'opinione pubblica che non vuole vedersi diversa, emarginata, ma che accetta di buon grado di vedere confermati i suoi pregiudizi, rafforzati i suoi stereotipi. Un pubblico che punta alle differenze per negare l'uguaglianza. Il secondo aspetto è il pluralismo religioso e media. Anche qui inizio con un'immagine, se mi consentite, l'immagine nel Duomo di Cefalù in Sicilia è visibile uno splendido mosaico del Cristo Pantocrator. È un volto giovane, molto singolare, ha i capelli biondo oro, il profilo squisitamente greco, lineamenti e barba scura tipica delle popolazioni arabe. La televisione, se ci pensate, nel Medioevo e non solo nel Medioevo, era rappresentata, se mi si passa il termine, proprio da dipinti, da mosaici, o se volete dagli exult, il lungo rotolo di pergamena che veniva, scusate, che veniva nel Medioevo fatto scendere dal diacono cantore dal pubblico mentre narrava il contenuto. I fedeli, oltre ad ascoltare la parola, potevano ammirare le immagini miniate incise nel verso opposto della scrittura. Il Cristo meticcio di Cefalù narra dunque una convivenza non facile tra bizantini, normanni e arabi musulmani, culture e tradizioni religiose differenti che si erano incontrate, spesso scontrate, ma che hanno portato ognuna un tassello non indifferente nella cultura di quella terra. Tornano così alla mente i nodi di una difficile prossimità, confusione, sincretismo, contaminazione, perdita di identità. Lungi da me pensare che il mondo dei media possa trovare una strada per cercare almeno in parte di avvicinarsi, non certo di rispondere alle domande di fondo, la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e il fine del dolore e così via. Ma forse lo possiamo dire, non pensa nemmeno a questi interrogativi il mondo della comunicazione. Generalmente si parla di religione con una superficialità impressionante e solo per porre l'accento su alcuni temi più in sintonia in quel momento con l'opinione pubblica, come ad esempio le polemiche sul pagamento dell'ICI, dell'IMU, ancora le critiche su alcune prese di posizione relative a temi di morale, alla questione del gender, alla promozione della difesa della vita, perché lesive di una libertà tout court. Di contro esistono nel mondo della televisione programmi a carattere specificamente, squisitamente religioso, quasi una sorta di riserva degli indiani in cui ci si può liberamente occupare delle questioni più impegnative con un taglio squisitamente confessionale. Mi riferisco a programmi di approfondimento religioso e culturale di ispirazione cattolica, protestante, ebraica, ma anche in emittenti ad hoc dei nuovi movimenti religiosi animati da predicatori americani, latinoamericani, alcuni sono anche molto, molto divertenti da seguire, basta non credere a quello che dicono ovviamente. Ovviamente esiste una diversità di contenuti e di realizzazioni tra programmi e non voglio fermarmi su questo aspetto, ma solo indicare come il fatto religioso sia inserito in un contenitore che vive una sua vita propria e non negli spazi normali della comunicazione, nei notiziari o negli approfondimenti televisivi. Certo, televisivi o giornalistici naturalmente, certo mi direte subito nei TG, nei radiogiornali, nei quotidiani c'è spazio per la notizia religiosa, è vero. Ma quando e come? Sembra quasi che il fatto religioso viva all'ombra del cupolone, nel senso che se è presente il Papa, allora lo spazio è assicurato. Anche se solo con una foto notizia nei quotidiani o con una immagine del Papa, la sua voce o le parole del conduttore televisivo di turno che sintetizzano in poche righe ciò che è avvenuto. Alcuni esempi. La Chiesa italiana ha celebrato a Firenze il 5° convegno nazionale, ma cos'è andato sui media? Il discorso del Papa e quelle che gran parte della stampa ha definito le critiche di Francesco ai vescovi italiani. Qualcuno ha anche scritto uno schiaffo
riferendoci soprattutto al passaggio con cui Francesco raccomandava di approfondire l'Evangelii Gaudium, in quanto l'appuntamento fiorentino partiva proprio da una riflessione sul documento di Papa Francesco. E gli appuntamenti della diocesi di Roma, i dialoghi sulla città che si svolgono nella Basilica di San Giovanni, quando trovano ospitalità nei media? Solo nella cronaca dell'incontro del Papa con i partecipanti. Mi ha incuriosito rileggere un'omelia del cardinale Gerard, allora era Monsignore, pronunciata pochi giorni dopo la rinuncia di Benedetto XVI, nella quale rifletteva sui promessi sposi, visto che siamo più o meno vicini in questo, e da straniero sulla prospettiva che il Manzoni offriva scrivendo di panorama di golfi, promontori, torrenti, valli, paesi e profili di montagne, facendo muovere lo sguardo alla meraviglia, scriveva, solo, diceva, solo una grande positività è in grado di attirare il nostro sguardo, gli orizzonti della nostra ragione, direbbe Papa Benedetto XVI, e di ampliare le sue capacità conoscitive. Per analogia, diceva, la stessa cosa accade alla fede, che è fenomeno che nasce nell'uomo, che si trova nel mondo e vive e conosce e ama e cerca e perde e trova. La fede dunque affiora e fiorisce come vento che coinvolge sia ragione che affettività dentro quell'avventurosa provocazione che è la realtà. Quanto siamo incapaci noi cronisti di rendere in modo interessante e comprensibile la fede, le religioni, il rapporto con la ragione. Proprio Papa Benedetto ha pagato cara la sua profonda visione della realtà letta alla luce della fede e della ragione. E mi riferisco in primo luogo al discorso all'Università di Ratisbona, che alcuni organi di stampa hanno male interpretato, dando una falsa lettura della riflessione davvero alta del professor Ratzinger, sì, perché la sua era una lezione che concludeva un ciclo di approfondimenti in quella stessa università su fede, ragione e dialogo con l'Islam. Non si è tenuto conto, in quel resoconto giornalistico, che l'intervento del Papa aveva un titolo, mai i discorsi dei Papi hanno un titolo, e una annunciata serie di note a piè pagina. Invece è passato soprattutto il riferimento al dialogo tra l'imperatore Emanuele Paleologo e il dotto arabo sulla diffusione della fede attraverso la spada. Discorso pronunciato il 12 settembre, il giorno dopo l'anniversario delle Torri Gemelle di 5 anni prima, cui Benedetto non ha fatto riferimento in quel viaggio in Germania. Forse anche qui possiamo trovare una possibile radice della impropria lettura da parte dei media. Le proteste del mondo musulmano, come ricorderete, dureranno alcuni giorni e termineranno con la pubblicazione in lingua araba del discorso del Papa sul sito Vaticano. Anzi, proprio quel discorso darà vita ad una prima riflessione di una trentina di studiosi dell'Islam, capeggiati dal principe giordano Ghazi bin Mohammed bin Talal, che poi lo accoglierà nella moschea di Amman nel maggio del 2009. Non meno sfortunati sono stati i discorsi pronunciati a Londra, a Westminster Hall, a Parigi, al Collegio dei Bernardin, sulle radici della cultura europea, al Bundestag, nel quale ha approfondito le radici del diritto, fondamento di una vera convivenza tra popolo e l'agire della politica con giustizia. A partire dall'esempio, se ricorderete, di Re Salomone che chiese al Signore un cuore docile per rendere giustizia al suo popolo, di sapendo distinguere il bene dal male. Curiosamente, di quest'ultimo discorso ha avuto buona eco il passaggio sulla necessità di aprire le finestre ad un'aria nuova, ad una politica nuova, per molti chiaro riferimento all'ingresso dei Verdi nel Parlamento tedesco. Anche Papa Francesco ha dovuto sottostare alla impropria lettura dei suoi interventi. Tornando a Roma dal Brasile, primo viaggio internazionale, due passaggi hanno provocato una non corretta interpretazione. Chi sono io per giudicare, lo ricorderete, quanto ha fatto scrivere. E poi i cristiani conigli.
Il primo aveva come riferimento una persona omosessuale che seriamente si pone in ricerca della fede. La risposta di Francesco ovviamente faceva riferimento al Vangelo, all'adultera che Gesù non giudica e dice, va e non peccare più. Per i conigli la manipolazione è ancora più sottile. Si voleva evidenziare un limite al numero dei figli, limite che Francesco in realtà non aveva mai posto, se non citando l'opinione dei demografi, secondo i quali la società, per proseguire il suo cammino, aveva bisogno di almeno 3 figli a famiglia. Francesco in verità faceva un ragionamento più ampio, ricordando Paolo VI, l'Umane Vitae e il tema della paternità responsabile. Ma quanti hanno letto quest'ultima enciclica di Papa Montini tra noi giornalisti? Quanti hanno capito il senso di quelle parole, di quel riferimento? Ancora, del viaggio a Lesbo in Grecia, il dramma dei migranti che lasciano le loro terre e case alla ricerca di un futuro migliore per le loro famiglie è passato sotto silenzio, mentre ha avuto eco il gesto di solidarietà di portare 3 famiglie musulmane. Ma che cosa è accaduto? Una domanda diretta è stata fatta al Papa. Non sarebbe stato meglio per l'integrazione privilegiare immigrati non musulmani, gli è stato chiesto. Francesco ha fatto un ragionamento e poi ha concluso: il privilegio è essere figli di Dio. Con questi presupposti è difficile parlare di un pluralismo religioso nei media. Si può forse balbettare qualcosa, sempre che direttori e capi redattori siano d'accordo nel mettere in pagina il tema. Per non parlare poi della difficoltà di affrontare il dialogo con l'Islam, ciò che passa è soprattutto un collegamento tra atti di terrorismo e religione. E a nulla valgono le espressioni anche di pontefici, leader islamici, per i quali non appartiene alla religione uccidere in nome di Dio. Così, di ritorno dalla Polonia, Francesco risponde a una domanda sull'assassinio del sacerdote Jacques Hamel, ucciso mentre celebrava messa, da una persona che giustificava il suo gesto in nome dell'Islam. A me, disse Francesco, non piace di parlare di violenza islamica, perché tutti i giorni quando sfoglio i giornali vedo violenze, anche qui in Italia. Poi, parlando dell'ISIS, cioè questo è un gruppetto fondamentalista, ma non si può dire, credo che non sia vero e non sia giusto, che l'Islam, tutto l'Islam, sia terrorista. Dopo l'attentato di Nizza sull'Osservatore Romano appariva un articolo di Zuhair Louassini, giornalista, professore dell'Università di Granada in Spagna, nel quale si legge: è difficile affrontare il terrorismo di matrice islamica se l'Occidente non riesce ancora a distinguere un imam da un prete. E molti intellettuali arabi insistono che per lottare efficacemente contro questo cancro che ci sta divorando, bisogna partire da una conoscenza più profonda di una realtà descritta spesso sulla base di immagini stereotipate. Bekara Kader, docente emerito all'Università Cattolica di Lovanio in Belgio, insiste sulla mancanza di strumenti per capire l'Islam. In un'intervista afferma: gli europei non hanno le chiavi per decifrare la complessità del mondo arabo-islamico. I fatti continuano a mostrare che l'emozione, comprensibile dopo ogni attentato, ci impedisce di affrontare il fenomeno con più razionalità. Il terrorismo non sarà mai fermato con titoli a 7 colonne che insultano e offendono tutta una religione. Una tale reazione, al di là della sua inutilità, può essere controproducente. Ci può venire in aiuto il teologo Raymond Panikkar, per il quale ogni religione è vera nel suo ambito, cioè dal suo punto di vista. Come una finestra aperta sul tutto, essa vede effettivamente il tutto, ma soltanto a partire dalla sua prospettiva, ciò che Panikkar chiamava effetto della pars pro toto. Poiché non esiste una verità, qualcosa cui si può accedere in maniera asettica e uguale per tutti, la verità nasce all'interno del rapporto tra le parti in gioco, il divino e il credente.
Non c'è modo per il credente di intendere la parola divina se non con il proprio orecchio e le proprie facoltà mentali, e non c'è modo di ripeterla agli altri se non con la propria voce e il proprio linguaggio. Come dire, è nel dialogo la strada per affrontare la complessità di un rapporto esasperato da alcuni fautori della violenza come necessario passaggio per affermare la propria volontà e la propria visione della vita. Interessante mi è sembrato l'articolo di Andrea Fagioli, apparso su Avvenire lo scorso 13 luglio, nel quale affrontava il controverso rapporto tra serie TV e religione. Criminalità e quotidianità, anche religiosa, vanno di pari passo, scrive Fagioli. I camorristi hanno le case piene di immagini sacre, di fronte alle quali si fanno il segno della croce. A tavola non si fuma e si dice la preghiera prima di iniziare a mangiare. In questo senso Gomorra, più che strumentalizzare la religione, cerca di rappresentare un ambiente reale in cui caratteristiche si capiscono bene da quanto narrato dal gesuita padre Valletti, superiore della comunità di Scampia e responsabile dell'omonimo progetto. Percorrendo le strade del quartiere si potrebbe raccontare, dice Valletti, che la popolazione viva una diffusa religiosità. In ogni raggruppamento di palazzi si incontrano edicole sacre o sculture con tanto di tempietto sovrastante. Anche nei cortili, negli androni, nei pianerottoli è un susseguirsi di immagini, di altarini, illuminati e sempre decorati con fiori. Se si considera che la maggior parte di queste immagini sacre è stata posta per iniziative delle famiglie che controllano le piazze dello spaccio, viene da pensare che ci sia un legame fra la cultura della camorra e questa ostentazione di pietà religiosa. In questi giorni abbiamo visto il pallone con il nome e poi i vari inchini che ogni tanto troviamo nel mondo dei media e nella realtà di alcuni posti. Che fede allora racconto i media? La Chiesa, le Chiese sono oggi in grado di raccogliere la sfida che viene dal mondo della comunicazione. Si tratta in sostanza di fare in modo che gli strumenti della comunicazione diventino fattori personalizzanti nella vita sociale e civile, non massa anonima, ma individuo, singolo. A cogliere meglio il senso di questa sfida ci aiuta il Cardinale Carlo Maria Martini con la sua lettera pastorale, è del 31 luglio del 1991, ma ancora attualissima. La lettera pastorale, il lembo del mantello. Come la donna del Vangelo che fa parte di una folla nascosta e anonima che circonda e preme Gesù da ogni parte, viene risanata, esce dall'anonimato, assume un volto, una dignità e il pieno possesso del suo corpo grazie al contatto con il lembo del mantello di Gesù, non potrà anche un uso retto dei media aiutare tanti a passare da massa a persone, da moltitudine a popoli, dando coscienza, dignità, cultura, slancio, capacità comunicativa? È una bella sfida che il Concilio indicava come un dovere. Gli strumenti della comunicazione vengono fruttuosamente usati con la massima tempestività e con competenza. In altre parole, si tratta di trovare una strada che permetta alla Chiesa di essere presente, di scendere nell'agone massmediale con il suo ruolo formativo di discernimento, di essere, come chiedeva il messaggio finale di Palermo del 1995, interprete con la parola e con la pluralità di iniziative del desiderio di una comunicazione vera, capace di far crescere le persone, rendendo sempre più il mondo un villaggio globale. Proprio pochi giorni fa è morto Bernabei, lo abbiamo salutato tutti, un grande, l'inventore della televisione, e se mi permettete, forse più che Garibaldi, l'Unità d'Italia l'ha fatta il maestro Manzi con Non è mai troppo tardi, quel programma voluto proprio da Ettore Bernabei. Ebbene, nel 2011 alla Lateranense Bernabei diceva: la televisione che per mezzo secolo ha provocato il disorientamento culturale di tante persone è oggi il mezzo più idoneo a riportare miliardi di uomini e di donne sulla via del vero e del giusto. Da decenni
La TV è oggetto di innumerevoli giudizi estetici e soprattutto di proposte di nuovi sistemi organizzativi delle emittenti. Quasi nessuno si occupa dei contenuti, dei programmi, cioè dei modelli di comportamento proposti ai telespettatori. E questo, diceva, è un'emergenza. Mi avvio alla conclusione e lo faccio citando un passaggio di Benedetto XVI del Messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, sempre del 2009. Scriveva Papa Ratzinger: desidero incoraggiare tutte le persone di buona volontà attive nel mondo emergente della comunicazione digitale perché si impegnino nel promuovere una cultura del rispetto, del dialogo, dell'amicizia. Se Giovanni Paolo II, il primo Papa a utilizzare internet per inviare alle diocesi dell'Oceania, lui ormai nell'impossibilità di muoversi e di compiere questo viaggio molto lungo, di utilizzare internet dunque per inviare le diocesi dell'Oceania l'esortazione post-sinodale dedicata al continente, Papa Ratzinger è il primo a utilizzare l'account Pontifex e a inviare un tweet. Solo 140 caratteri, ma come sappiamo, nella essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, diceva, si possono esprimere pensieri profondi. Allora, guardiamo con interesse al cyberspace, perché è un luogo libero, ma non per questo privo di incognite e di problemi. Certo, internet e i nuovi media sono per definizione democratici. Il potere, l'autorità, per usare figure simboliche, non sono più al centro, ma da questo defluiscono verso la periferia. Con un link possiamo leggere o anche cancellare, leggere devotamente un passo del Vangelo o, se volete, un brano della Torah o una sura del Corano. Ma cosa succede se ci si adagia all'interno di una comunità virtuale e, ad esempio, seguire online una liturgia oppure avviare un dialogo con il proprio padre spirituale o con un sacerdote incontrato nella rete, senza mai uscire di casa, senza mai vederlo negli occhi? Ricorderete la richiesta di alcuni anni fa della possibilità della confessione via internet? Nella rete la differenza tra pubblico e privato è davvero trascurabile e pone non pochi interrogativi, anche per le religioni, interrogativi che lascio alla vostra riflessione. Grazie.